chi ci colleghiamo, Claudia, dillo te. Con Maurizio Buzzegoli da Firenze. Maurizio Buzzegoli da Firenze, che è il vice segretario della Segretario Associazione dell'Associazione Radicale Iniziativa Radicale Andrea Tamburi. Andrea Tamburi. Ecco, aspettiamo che il collegamento sia pronto. Anzi, facciamo una cosa, Claudia, vi Molto richiamo. probabilmente verrà ribattezzata l'associazione molto presto. Vi richiamo tutti e due. Ecco, Ok. facciamo un attimo di attesa. Chiamiamo prima Claudia Sterzi, per cominciare questa puntata di Qui Firenze. Claudia, ci sei? Perfetto, Sì, io ci sono, mi vedete? sei tornata. Adesso stiamo contattando anche Maurizio, favoriamo l'ingresso di Claudia e Maurizio. C'è anche Maurizio. Ci Maurizio, sono. sta arrivando anche il tuo video, perfetto. Incrociamo le dita perché non diciamo che sta andando tutto bene tecnicamente, perché No, non lo altrimenti. dire. No, ma infatti Non non lo l'ho dire, detto. Io Roberto. non l'ho detto, non l'ho detto, non l'ho Non lo detto. dire. Ecco. Non dico nulla, non dico. Disgraziato, Abbiamo Maurizio. maledetto. Adesso se succede qualcosa, chiaramente la colpa sarà mia. Sì. È certo che tu. Maurizio Buzzegoli, vice segretario dell'Associazione Radicale di Firenze Andrea Tamburi, e Claudia Sterzi, a voi la parola per questa conduzione. Certo. Ok, buongiorno Maurizio, benvenuto. A Allora, voi. abbiamo parlato fino adesso con Giulia della situazione di Siena, in qualche maniera simile a quella di Firenze, nel senso che comunque sono città dove esiste una stessa forza politica che è al governo e al comando da 60 anni, e questo, come si diceva con Giulia, fa sì che non essendoci ricambio di elite, si è molto elevato comunque il livello anche di corruzione politica e anche tutto quello che è il clientelismo e il nepotismo nelle partecipate, eccetera, eccetera, e questo sicuramente è simile alla situazione per Siena e per Firenze, anche se Siena poi ha anche il discorso del Monte dei Paschi, come Giulia sottolineava molto, molto fortemente. Allora, ora invece passiamo a Firenze e con te io volevo parlare sicuramente dell'iniziativa che avete fatto sabato mattina, ieri mattina, sui morti in carcere, che è andata bene, ho visto che siete usciti sui giornali e poi ci dice anche su quali giornali e cosa hanno detto. E poi vediamo un pochino magari di parlare anche di altre attività e di iniziative su Firenze. Andiamo con D'accordo. ieri mattina, raccontaci un po'. No, ieri mattina, appunto nell'ultima riunione della Zamburi, avevamo, che eri presente, Claudia, avevamo appunto deciso di organizzare sull'esempio sia dei compagni di Roma che quelli di Bologna una manifestazione, tra virgolette, shock, di installare in piazza Beccaria, che è la piazza storica dove nei secoli scorsi appunto venivano giustiziati a morte appunto I i criminali condannati, certo. condannati, abbiamo deciso appunto di installare un patibolo e sotto a questo patibolo di leggere tutti i nomi dei detenuti che sono morti dal 2002 ad oggi. Sulla stampa, anche dal punto di vista di partecipazione, è stata molto seguita perché in genere rispetto ad altre manifestazioni che abbiamo fatto ultimamente anche sull'amnistia fuori appunto dal carcere di Sollicciano, c'erano una quindicina di persone, quindi come dicevate prima con Giulia, è un fatto quasi eccezionale, ecco, diciamolo così. E sulla stampa appunto sono usciti diversi articoli, uno sulla Nazione, che è il quotidiano di riferimento dei fiorentini, uno sul Nuovo Corriere di Firenze, uno sul Manifesto, che è la pagina nazionale, quella lì, News in breve, visto che stamattina anche il direttore di Radio Radicale appunto l'ha letta, quindi non penso sia la pagina locale, e anche sul telegiornale regionale della Toscana e su un altro TG locale. Quindi inaspettatamente comunque è stata una manifestazione che ha funzionato abbastanza bene, si può dire. Siamo riusciti anche a contattare più che altro grazie appunto, non so, grazie a internet, dove abbiamo fatto una specie di piccola campagna. Siamo riusciti a contattare anche persone che ieri erano appunto non erano attese. Ad esempio, ieri è venuto un detenuto che era in libertà vigilata e che è venuto a sapere tramite appunto il comunicato stampa che avevamo mandato il giorno prima, che è venuta a sapere di questa manifestazione e ha deciso di appunto di voler partecipare con noi.
abbiamo indirizzato sul sito internet di Radicali Italiani, abbiamo indirizzato tutte le persone che si fermavano per sottoscrivere la proposta indispensabile appunto di amnistia, e appunto è una manifestazione che ha colpito, ecco la gente. Magari i fiorentini ieri mattina non si aspettavano di trovare una forca in piazza Beccaria. No, penso proprio di no. Questo di sicuro, fra l'altro si chiama Piazza Beccaria proprio per questo, perché poi dopo alla fine è stata intitolata a colui che è stato uno dei fautori dell'abolizione della pena di morte, che ha visto la prima sua, diciamo, messa in opera e messa in atto in Toscana. No, era appunto, inizialmente l'idea era quella di farla in Piazza della Signoria, dove magari si poteva avere un flusso maggiore di persone, anche turisti, nello stesso punto dove venne ucciso Bruciato Savonarola. Savonarola. Però né in Piazza Signoria né in Piazza della Repubblica, che comunque sono le due piazze di riferimento per i radicali, soprattutto la seconda, non hanno quelle autorizzazioni per fare né le manifestazioni né la raccolta firma, e di conseguenza abbiamo ripiegato, su Piazza Beccaria proprio per questo motivo simbolico. Certo. Ora sto rispondendo nella chat che abbiamo uno di questi che ci chiede sempre, è un vecchio discorso questo, sembra che noi diamo più attenzione ai detenuti che non alle vittime. Questo è un vecchio discorso, in ogni caso penso che si possa dire che per qualunque delitto uno possa aver commesso, ha diritto perché rimane comunque un cittadino, al di là dei delitti che può aver commesso, ha diritto certamente ad avere quello che la Costituzione assicura e quindi un trattamento che sia corrispondente all'umanità, dice proprio nella Costituzione, che non sia disumano, un trattamento che sia poi possibilmente anche rieducativo, perché naturalmente quando una persona si vede costretta in una stanza senza possibilità di lavarsi, eccetera, è chiaro che questo non è rieducativo, ma anzi eventualmente è peggiorativo dei suoi comportamenti e di tutto il suo livello, sia culturale che psicologico. Per Sì, cui c'ha poco appunto, senso, diciamo, come domanda. Dimmi. ieri, proprio ieri, innanzitutto voglio dire che comunque come partito radicale bisogna essere appunto ritenuti appunto l'unico partito forse che segue sia il condannato che appunto la vittima del condannato, perché comunque non è che abbiamo mai fatto una scelta di categoria tra le due, l'abbiamo sempre No, seguite certo. tutte e due. E ieri, appunto, sul discorso che facevi te, si è fermata una signora che ha il marito in carcere lì a Sollicciano, e parlava di come il marito, nonostante non mi ha detto né il motivo dell'ingresso in carcere né altro, e mi ha detto che il marito, nonostante la buona volontà, non riesce all'interno del carcere a fare niente. Hanno provato a farlo uscire per farlo lavorare, ma è stata una situazione che è durata solamente pochi mesi. Anche a veramente senza ricevere appunto niente in cambio se non poche ore di libertà, voleva conseguire il diploma anche anche facendo appunto 5 anni in tre, una sorta di scuole serali, però siccome proprio mancano questi fondi, quest'uomo è costretto a rimanere Certo. queste 23 ore in carcere. E poi l'ora d'aria, chiamiamola ora d'aria, dentro a quel cortiletto piccolissimo per fare in su e in giù, appunto per un'ora intera. E come diceva questa signora qui, le carceri ti cambiano anche come persona. Lei si accorgeva di come il marito avesse cambiato modo di parlare e anche di ragionare. Sì, sicuramente. Poi, fra l'altro, devo dire anche che io non so esattamente qual è la percentuale degli assassini, degli omicidi in carcere, però devo dire che, a parte che anche loro non è che perdono di vita soltanto perché assassini, ma la maggior parte delle persone in carcere sono in carcere per reati che non comprendono vittime, cioè sono in carcere per quei reati che noi sappiamo benissimo essere legati alle due leggi che portano il nome di Fini, cioè alla Fini-Giovanardi e alla Bossi-Fini. Per cui sono in carcere per motivi che niente hanno a che vedere con vittime, per cui la domanda di dire perché non leggete anche i nomi delle vittime, perché alla fine poi questo è un aspetto anche abbastanza marginale alla fin fine del problema delle carceri, perché la maggior parte appunto delle persone, intanto mi sembra che intorno al 40% è in attività
attesa di giudizio, per Sì. cui non si sa nemmeno se è innocente o colpevole e la metà circa poi andrà assolta. Quindi già c'è questo grosso discorso di mezzo. Poi c'è appunto un 40% degli arrestati che vengono arrestati a causa di violazioni anche leggere della legge Fini-Giovanardi. Poi ci sono tutti coloro che sono entrati in carcere unicamente appunto per reati legati alla clandestinità o per reati legati comunque alle condizioni di vita che gli immigrati poi gli immigrati, voglio dire, hanno delle condizioni di vita che facilmente possono spingere a vari tipi di leggera, lieve o comunque delinquenza che non porta vittime, nel senso non porta vittime come vite umane, naturalmente, poi porta vittime nel senso che possono rubare dei portafogli o delle autoradio o dei telefonini, però mi sembra che ci sia una bella differenza, insomma, tra il numero di suicidi in carcere. Va a finire che secondo me sono anche più delle vittime realmente a livello proprio di morti. Questo però non lo posso affermare con sicurezza perché non ho idea di quale sia la percentuale degli omicidi che sta dentro il carcere. No, Sinceramente non lo so, bisognerebbe anzi che mi documentassi. no, Dimmi quello non è Maurizio, scusami. quello che si sa, che però su 840 detenuti morti dal 2002 ad oggi, 658 sono per suicidio. E ieri, leggendo quella lista di nomi, mi sono accorta, ad esempio, che ci sono dei dati sconcertanti. C'era un ragazzo di 17 anni morto 2 anni fa proprio per suicidio nell'istituto penitenziario minerile di Firenze. Quindi uno, al di là dei problemi che può avere anche l'ambiente che lo circonda, lo porta a determinate scelte, che poi sono scelte estreme, insomma. Sì, infatti, poi secondo me, anche qui non ho avuto mai modo di avere una statistica precisa, però molto spesso leggo era detenuto per motivi di droga, per cui secondo me anche una gran parte poi di questi suicidi in carcere poi corrispondono anche a persone che forse hanno anche problemi di tossicodipendenza, forse hanno anche problemi legati appunto al rapporto con la famiglia, perché comunque finire in carcere per droga è sempre qualcosa che non ti, diciamo, non ti facilita i rapporti con la famiglia, insomma c'è una serie di realtà dietro che rendono bene, diciamo, il motivo per cui ci stiamo muovendo su queste iniziative. A me mi è sparito tutto, assolutamente dallo schermo. Non so se sono ancora in connessione con voi oppure no, perché mi è sparito anche la chat e lo schermo. Allora, guardo su Skype perché non riesco a vedere. Ok. Bene, no, no, non posso chiudere, c'è lo schermo completamente nero sulla TV radicale, proprio mi è andato via del tutto. No, no, cioè la Almeno, trasmissione va no, tutto a me bene. dico, quello che vedo mi è andato via del tutto. Hai problemi di Allora, connessione? Maurizio, sì, può darsi. Volevo anche accennare un attimo, allora se abbiamo parlato dell'iniziativa di sabato, ah, ecco, devi ancora dirci, sì, siete usciti sulla Nazione, sul Manifesto e poi avete avuto dei passaggi anche in televisione, giusto? Sì, sul telegiornale regionale, quello su Rai 3 e sul TGT di Italia 7 Te che... l'hai visto questi filmati? Li ho visti tutti e due, mentre al TGT ci hanno fatto l'intervista, è andata in onda appunto una piccola intervista sia mia che quella di un altro compagno, sul telegiornale della Rai, appunto c'era sopra la giornalista, la presentatrice, che raccontava quello che era avvenuto con lo sfondo delle immagini. Però erano all'incirca 5, circa 10-11 secondi di filmato, quindi nulla da lamentarsi rispetto ad altre Ecco, occasioni. c'è stata una resocontazione, voglio dire, corretta, giusta, delle motivazioni. Bello, meno male, finalmente. Anche negli articoli dei giornali? Anche negli articoli di giornali che hanno riportato la maggior parte pari pari il nostro comunicato, il comunicato che abbiamo Meglio così. mandato, e anche le fotografie, è venuto ieri appunto il giornalista del Nuovo Corriere di Firenze, che ha fatto lui le fotografie, mentre La Nazione riporta una fotografia che ha scattato una nostra compagna. Ok, allora citiamo un po' di compagni che hanno partecipato. La compagna che ha fatto le foto era Livia Federici, Era giusto? l'intera attrice, giusto. Poi Poi ho c'era visto nelle fotografie Valentina Piattelli. Mattia Piattelli, Giovanni Rodella, Massimiliano Fontani, Rosa Esatto. Marco, Rita Che fra l'altro è il Ornanti, tesoriere Massimiliano Fontani, giusto? Il tesoriere dell'Andrea Tamburi. sì. Roberto Antona, Luca Calamandrei, Gianna Candreva, poi c'era questo detenuto che si chiamava Bijoud, non so il cognome, non gliel'ho nemmeno chiesto, ci siamo solo scambiati i numeri di telefono.
e poi si sono passati appunto una compagna, mi ricordo solo il cognome, Martelli, Cristina Rothschauser, Nicola Fiorucci, fratello di Livia, e Nicola Calamandrei, non so se l'ho già detto, Sì, poi non me ne viene sembra di sì. Roberto Bona, poi non me ne viene a mente. Invece, quando recentemente ci siamo visti per la presentazione del libro di Michele De Lucia sulla Sì, Lega, se mi ricordi il titolo, perché io in questo momento non me lo ricordo. Bossi Lega Nord. Esatto, abbiamo fatto quella presentazione, è venuta a trovarci anche Anna, la moglie di Giancarlo Scheggi, giusto? È passata anche sabato mattina? Sì, no, sabato mattina non è passata perché è in partenza per l'Abruzzo per un po' di Ecco, vacanze. ci fa molto piacere averla con noi e spero proprio che trovi attraverso la nostra frequentazione anche una maniera di, comunque di, diciamo, Di ricordare. di passare a questo momento difficile che sta passando sicuramente, perché un lutto del genere non è mai una cosa leggera. Spero che attraverso appunto il fatto di frequentarci, perché poi glielo ho detto quando è venuta lei lì alla libreria, comunque è nostra amica nel senso che ha accompagnato Giancarlo in tantissime occasioni, per cui ormai ci conosce tutti. E anche se non ha mai partecipato direttamente, diciamo, alla vita politica dell'associazione, però è un po' una di noi. Per cui glielo ho detto che io spero tanto di vederla spesso e che possa appunto trovare un po' di compagnia e di proseguire anche un po' in qualche maniera, no? Tenere vivo comunque il ricordo di Giancarlo attraverso un po' una sua frequentazione dell'associazione, perché io ricordo che te ti chiami vice segretario perché sei in questo momento in sostituzione di Giancarlo che è morto da pochissimo. E quindi Giancarlo, lui ti ha nominato vice segretario. sì, già Vai. all'epoca del congresso aveva già avuto un responso appunto della malattia che non augurava appunto niente di buono, e allora decise un attimino, essendo un attimo lungimirante, a dire passerò più tempo in ospedale che a casa, mettiamo qualcheduno che possa operare sui campo tramite me. Infatti, che si sentiva spesso anche per organizzare le iniziative, e ora ci ha lasciato un po' con questa associazione che bisogna tirarla avanti. Sì, infatti poi abbiamo discusso anche durante la riunione se fare un congresso straordinario, se fare una delibera della giunta e alla fine ci è sembrato che fosse più che normale, avendoti lui stesso designato come vice segretario, che tu almeno fino a un congresso potessi tranquillamente guidare l'associazione col consenso di tutti, senza bisogno di dover fare un atto formale, perché alla fine questo bisogno non si sente, poi se qualcuno lo sente può benissimo comunque chiedere un congresso straordinario, farsi vivo e farlo presente, ci mancherebbe. Lo E statuto quindi mi lo. trovi te questa responsabilità sulle spalle. Come te la senti, Maurizio? Insomma, non, un po' pesante, anche perché, come ho detto alla giunta, sì, è vero, pensandoci bene un attimino, fare un congresso, una sessione straordinaria del congresso a settembre, visto che comunque già in programma di fare il congresso ordinario a gennaio, sembrava un Troppo, po' sì, una. come se ci fosse una discordia fra di noi, no? Che bisogno c'è di fare un congresso se alla fine la decisione è ben accetta da tutti? Sì, però ecco, ho anche richiesto, se ti ricordi bene, l'aiuto di tutti, perché io non, avendo 22 anni, essendo radicale da soli 3 anni, perché la prima iscrizione risale a 3 anni fa, non ho tutte le conoscenze che poteva avere Giancarlo, non so tutti i Certo. meccanismi, anche per chiedere una semplice autorizzazione per fare un tavolo, ecco. Però devo Certamente, avere. ma questo ti abbiamo tutti assicurato e sai che puoi chiamarci in qualunque momento a me, ma anche Massimo Lenzi, se non sbaglio, che comunque è un consigliere provinciale e quindi una persona ben in grado di conoscere i regolamenti, se ha dato la sua piena disponibilità a supportarti e quindi su questo penso che non si possano, spero bene, insomma, che non ti trovi in difficoltà. Speriamo almeno. Altrimenti a gennaio mi dimetto. Altrimenti a gennaio ti dimetti, giusto? Si parlava anche forse di farlo un po' prima. Si parlava anche di cambiare il nome dell'associazione, giusto? È stato proposto anche, poi questo lo decideremo in sede di congresso. Abbiamo pensato di aggiungere il nome di Giancarlo a quello di Andrea, anche perché ti dirò, Giancarlo è una persona che ci teneva tantissimo a queste cose, era uno che veramente era quasi fissato sul culto dei morti, no? Per andare a portare i fiori ogni scadenza, ricordare i compagni che erano mancati, per cui in qualche maniera si merita anche, diciamo, almeno secondo me, poi vedremo in sede di votazione se ci sarà l'accordo. E si merita anche di essere celebrato in questo modo perché è un modo che avrebbe fatto tantissimo piacere
di essere celebrato, tant'è vero che se ne scherzava ancora a Chianciano, dove lui è venuto con la bomba di ossigeno, eravamo in albergo insieme, si faceva colazione e ridendo si diceva: quando è che muori, così finalmente possiamo mettere il tuo nome all'associazione Andrea Tamburi e possiamo chiamare l'associazione Giancarlo Schegci. Quindi penso che alla fine poi può darsi che vada in porto anche questo eventuale cambio di nome. Comunque l'importante sono non tanto il nome quanto le iniziative che riusciamo a fare. Io ho visto un bel gruppo a Firenze in queste riunioni alle quali ho partecipato ultimamente, le ultime due o tre alle quali sono venuta, una perché era specificamente convocata sulla nuova legge sulla canapa terapeutica che viene votata in regione a settembre e quindi ho partecipato proprio anche in funzione di diciamo, spiegare un po' qual era la tematica. Ma anche le altre due alle quali ho partecipato, per le riunioni ordinarie mensili dell'Andrea Tamburi, ho visto un bel gruppo, devo dire, che era un po' di anni che non lo vedevo, un bel gruppo così, anche capace, di persone tutte molto capaci, molto determinate, con tante idee anche di azione e di iniziativa sul territorio, e motivate, cioè mi è sembrato Sì, una buona niente. partenza comunque per rimettere in piedi un po' l'attività dell'associazione e vedere un attimo di Firenze spesso è stata tra le associazioni più forti d'Italia, per cui non. Ed è anche un territorio dove il Partito Radicale comunque ha delle radici, è radicato, abbiamo avuto anche dei buoni risultati delle volte, quindi vale la pena di cercare di un attimo riportare un po' ai passati, diciamo, fasti. Quanti iscritti No. abbiamo adesso, Maurizio? Allora, al momento ne abbiamo 78. Non è male però. Non è male, 15-20 attivi sui marciapiedi, sulla strada, nel senso non che si prostituiscono, ma nel senso vengono a fare tavoli e le manifestazioni. Posso contare su di loro, ecco. Ok, quindi quali sarebbero le iniziative secondo te che possiamo dire in programma? Naturalmente lascia l'agosto di mezzo, ma insomma ti faccio un po' di contributi silenti, qualche iniziativa, ma magari anche su questa legge sulla cannabis terapeutica, oppure anche quella cosa di cui parlava Lenzi, interessante, sul Museo della Cultura a Firenze, non so se l'hai seguita. Te come vedi un po' da segretario, perché poi alla fine sei segretario, come vedi un po' la linea di azione di qui fino a novembre? Quali iniziative ti prefiguri? Una domanda informale, Maurizio, non ti preoccupare, Ah, non è che voglio un certo. impegno, assolutamente. Una visione un po' dei prossimi mesi. Più che altro bisognerà, fino ad ora abbiamo sempre seguito in genere e abbiamo organizzato le campagne nazionali. Bisognerà comunque cominciare anche a riprendere in mano un po' il territorio, anche in vista, come si chiede all'associazione, alla Certo. riunione, anche in vista delle elezioni amministrative. Poi ovviamente anche se non decidiamo di farle, però comunque individuare progetti su Firenze, sulla provincia di Firenze, l'aspetto più forte di questo, la storia dei mancati finanziamenti ai musei o comunque alle strutture La cultura, scientifiche sì. Esatto. appunto sempre sempre su Firenze. Il 6 ottobre replicheremo la giornata nazionale per i contributi silenti, che anche quella lo scorso aprile è riuscita, o maggio, non mi ricordo di preciso, maggio mi pare, è riuscita Sì, maggio. a portare diverse persone proprio davanti all'INPS. Anche lì c'erano circa 15-20 persone che si scambiavano un po' a un certo momento le bandiere, il megafono, volantini, c'è stata una bella partecipazione anche in quell'occasione. Sì, io ero a Bolzano in quell'occasione, anche lì devo dire comunque è un'iniziativa che suscita molto interesse perché sono in tantissimi poi in Italia ad essere in questa condizione, me compresa, di aver lavorato dei periodi della vita in maniera regolare con i contributi regolarmente versati, ma in dei periodi o non aver lavorato o aver lavorato al nero, come si dice, e quindi di non avere una situazione contributiva che permetta poi di riscuotere i soldi che comunque sono stati versati in qualche modo, per cui è una cosa che coinvolge tantissime persone in tutta Italia, ho visto veramente un'ottima risposta rispetto ad altri temi. Dai. Anche persone non radicali, anche l'elettorato non radicale ha avuto un bel. Io ho ricevuto addirittura una mail da Catania, probabilmente perché aveva sentito su Radio Radicale l'intervista che mi era stata fatta. Una mail da Catania: io non voto radicale, non sono mai stato radicale, ci troviamo diversi, abbiamo delle divergenze su quasi tutti i punti, però ho un figlio che va all'università, insomma, mi spiegava che anche lui
sarebbe stato disponibile. Io l'ho rimandato ovviamente alla prefettura di Catania perché da Firenze non potevo Certo. fare Certo. niente. E quindi ci va a colpire anche un bacino di persone non radicale. Sì, anch'io sono rimasta stupita dal numero di firme che siamo riusciti ad accogliere a Bolzano in una giornata, perché io non mi ricordo il numero, però ovviamente rispetto ad altre iniziative che io ho fatto con i banchini a Firenze, ma anche in tutta Italia, devo dire che una di quelle che ho visto più partecipata non c'era quasi nessuno, che una volta che gli spiegavi perché cos'è che raccoglievi le firme, erano pochissimi quelli che dicevano no, non mi interessa, no, non voglio firmare. La maggior parte era non solo positiva, ma anche entusiasta dell'iniziativa. Evidentemente è un problema che riguarda tante persone o direttamente o attraverso i familiari. Senti Maurizio, siamo alle 19.01, se vuoi un minuto o due per una conclusione qualsiasi, altrimenti chiudiamo, come vuoi te, dimmi. Beh, io direi, scusate se intervengo, magari Maurizio, dai i contatti dell'associazione, ricordiamo il sito internet. Sì, Sì, allora, il sito ok. internet è www.radicalifirenze.it. Lì trovate anche la mail che comunque è info@radicalefirenze.it. Per ora il numero di telefono vi do appunto il mio numero di telefono 339 150 10 10 28. Noi abbiamo una sede che ci è stata gentilmente concessa dall'associazione Arcigay Giglio Rosa di Firenze in via di mezzo 39 Rosso, dove appunto sul sito internet spesso appunto anticipiamo e riportiamo gli appuntamenti in cui saremo appunto nella sede. L'hanno già allacciata la luce nella sede, Non Maurizio? l'hanno riallacciata. Abbiamo una sede senza, siamo senza luce, senza bagno. Beh, Però è una sede in comunque. compenso non abbiamo la luce, ma siamo illuminati lo stesso, va? Esatto, siamo Dopo questa illuminati dal. battutaccia, Abbiamo no, messo una foto di veramente. pannella che ci illumina. Va bene, Ringraziamo, ok. ringraziamo Claudia Sterzi, ringraziamo Grazie, naturalmente grazie a anche voi. Ma Grazie Maurizio Maurizio. Buzzegoli. Grazie a voi. Ci saranno altre occasioni per collegarci con Firenze e per aggiornare, diciamo, lo stato dell'iniziativa politica e della militanza dei radicali fiorentini. Ringraziamo nuovamente Claudia e Maurizio e ritorniamo nello studio. Claudia la Ok. ritroveremo alle 21 con una Grazie. leggera euforia. Io ritorno nello studio e ci prepariamo, dicevo, per il prossimo collegamento che è con quello che prevede il palinsesto, è uno speciale certi diritti. Speciale certi diritti, io dovrei vedere.